Enrico, il rublo si rafforza, o meglio, il rublo, questo è un piccolo approfondimento che voglio fare con te, e mi ricollego anche a delle parole che ha usato il presidente russo Vladimir Putin proprio nel fine settimana. Il rublo ci sta dando delle indicazioni un po' diverse. Facciamo riferimento chiaramente all'inizio del conflitto, che abbiamo visto il crollo, no? Appena naturalmente Putin ha invaso l'Ucraina, poi però è risalito e adesso si è stabilizzato, e lo ha detto lo stesso Putin. Peraltro Putin, oltre a parlare della moneta locale russa, ha parlato delle sanzioni che l'Occidente sta infliggendo alla Russia, con l'obiettivo proprio di penalizzare e distruggere l'economia russa affinché si possa fare un passo indietro nel conflitto. Ma Putin ha detto attenzione, perché in realtà le sanzioni stanno, cioè sono un boomerang fondamentalmente, una parola che abbiamo utilizzato noi, non l'ha utilizzata lui, no? E si sta già vedendo un cambio di stile di vita nei paesi dell'Occidente. Cioè Putin cosa ha detto? Le sanzioni stanno facendo peggio a chi le sta praticamente utilizzando e non alla Russia. Intanto ti chiedo cosa ne pensi e poi vorrei capire con te rispetto al rublo che cosa sta succedendo, perché non crolla, non continua a crollare nonostante la guerra stia proseguendo. Beh, innanzitutto noi Putin sta inanellando una stupidaggine dietro l'altra, tanto che il presidente della Banca Centrale della Russia invece ha fatto quattro conti e ha detto che l'economia della Russia nei prossimi anni potrebbe andare in serissima difficoltà per queste sanzioni. Chiaramente Putin è in una posizione per cui deve dire che tutto sta andando bene, che stanno conquistando quello che volevano, invece ancora non sono riusciti a prendere Mariupol in maniera definitiva. Sta facendo figuracce, secondo me, una dietro all'altra, al di là della situazione politica, Donbass, denazificazione, su quella per carità ognuno la pensa come vuole, ma la situazione che Putin va esponendo, secondo me, non è assolutamente reale. Per cui siamo arrivati a un punto di tale globalizzazione che la Russia è sicuramente un qualcosa di estremamente importante, ma non è che se non senza Russia il mondo muore. Qualcuno dovrà affermarlo, alla fine penso che ci riuscirà qualcuno dall'interno, perché i sondaggi e tutti i dati che arrivano dalla Russia non sono assolutamente attendibili. La notizia della morte del vicepresidente di Gazprom e della sua famiglia è un altro di quei segnali che fa capire quanto sia pericoloso stare contro Putin, e quindi mi rendo ben conto della situazione. Sul rublo, Ecco, infatti, scusami, tu giustamente hai messo in evidenza le due considerazioni fatte da una parte da Vladimir Putin, che ha detto l'inflazione si sta stabilizzando così come il rublo, che è tornato ai livelli precedenti alla guerra. Però dall'altra parte abbiamo la governatrice della banca centrale, Nabiullina, che invece si è detta preoccupata proprio per l'inflazione e infatti ha parlato di un nuovo taglio dei tassi, no? Quindi questo fa vedere quanto, insomma, le considerazioni siano sempre relative. Stavi dicendo del rublo, perdonami, Enrico. bene, innanzitutto donna molto coraggiosa a esporsi contro alle idee di Putin, quindi in bocca al lupo alla governatrice. E no, sul fatto del rublo, al di là delle previsioni che in questo caso sono nettamente derivanti da notizie, dal pagamento in rubli del gas e così via, e che quindi finché non ci sono notizie nuove è chiaro che si stabilizza. Qui parliamo come del Bitcoin, quando Elon Musk diceva lo accettiamo per le Tesla, poi no, non lo accettiamo più, quindi aspettiamo la prossima notizia per rivedere la volatilità. Ma quello che mi preme di dire, facendo io analisi tecnica, è di fare attenzione, lo dico soprattutto a chi inizia a fare Forex e quindi a fare scambio, trading sulle valute. Perché? Perché bisogna fare attenzione al concetto di swap in questi casi, ossia quando si va a fare trading e nella coppia dell'operazione c'è una valuta cosiddetta esotica, o comunque di un paese che ha un'economia, tra virgolette, ballerina, c'è un grosso vantaggio oppure svantaggio. Mi riferisco in questo caso al rublo, come ad esempio al peso messicano, alla lira turca o al rand sudafricano. Qual è il fatto? Cosa vuol dire lo swap? Lo swap semplicemente in inglese vuol dire scambio. Scambiare E qualcosa chiaramente, con qualcos'altro. esatto, sì, è un contratto, è un classico derivato, ma sta nel mercato non regolamentato, OTC, over the counter.
tanto che però è così utilizzato, fu inventato nel 1994 da un analista della JP Morgan, quindi è un derivato sostanzialmente giovane, e quindi viene utilizzato per coprirsi, per fare hedging, addirittura i famosi CDS, i Credit Default Swap per l'appunto, quelli famigerati della crisi Lehman Brothers, erano dei contratti per cui le varie banche si scambiavano il rischio di non poter più esigere alcuni crediti, quindi credit default swap, quindi lo scambio di questo rischio sui crediti inesigibili. Quindi è uno scambio di flussi di cassa che varie banche o vari fondi possono fare per coprirsi, tra virgolette, dal rischio. Il fatto di copertura dal rischio, faccio un esempio terra terra, ma lo utilizzano in maniera con molto buon senso anche, ad esempio, le società di autotrasporto, ossia le società di autotrasporto sanno che nel caso il petrolio aumenti di prezzo, l'aumento della benzina conseguente va a inficiare, a indebolire, a erodere il loro guadagno sul bilancio. E quindi cosa fanno? Semplicemente queste società fanno trading, quindi comprano dei contratti long, vanno long sul petrolio, perché quindi se aumenta il petrolio loro pagheranno di più la benzina, ma essendo andati long sul petrolio incasseranno con il trading andando a coprire, e da qui il concetto di hedgeare, di fare hedging, quindi scambiare dei flussi di cassa. Nel Forex è proprio il contratto per eccellenza, perché il Forex chiaramente è un rapporto già tra due valute, e quindi in questo caso lo scambio è automatico, talmente automatico che anche se è fuori dal mercato, quindi over the counter, il legislatore lo ha voluto regolamentare. In parole povere, cosa succede? Se io ad esempio scelgo di andare long su euro contro pesos messicano o rublo o un'altra valuta così diciamo esposta alle tensioni, quello che succede è che io compro euro e in contemporanea vendo ad esempio MXN, cioè pesos messicano. Cosa succede? Che l'area euro è un'area stabile, ok? Politicamente, monetariamente e così via, e quindi l'area euro per attrarre gli investitori non ha bisogno di offrire interessi molto alti, come ad esempio magari un paese che è invece in difficoltà. E quindi se io compro euro incasso interessi molto bassi, perché sappiamo che gli interessi in BCE nell'area euro sono ancora vicini allo zero. Sostanzialmente, però, cosa è successo? Andando long su euro pesos, io vendo i pesos messicani. Ovviamente il Messico ha un'economia molto più debole rispetto all'area euro, e quindi il Messico, per attrarre gli investitori che devono comprare il suo debito per finanziarlo, il Messico cosa fa? Promette interessi molto alti, quindi gli investitori comprando pesos ottengono interessi molto alti, ma hanno il rischio di andare a investire su un'economia debole che un domani Certo. teoricamente potrebbe fallire. Quindi in sostanza io compro euro e vendo pesos, quindi io incasso gli interessi dell'euro, ma devo pagare gli interessi del pesos, come quando si va ad esempio short su un titolo azionario. Se stacca il dividendo, come succede oggi, io che sono short devo pagare il dividendo e quindi mi vedo eroso il mio guadagno dallo stacco del dividendo. Se io tengo aperta questa posizione, ok, quindi vado in rollover, quindi non la chiudo entro la mezzanotte, cosa succede? Che per un giorno gli interessi annuali si dividono, quindi per un 365esimo io pagherò, incasserò gli interessi dell'euro molto bassi, ma pagherò gli interessi del pesos messicani molto alti. Quindi, per assurdo, se dopo un mese il mio trade fosse ancora al prezzo d'ingresso, io non sarei in pari, ma sarei in perdita, perché sto pagando gli interessi del rischio del paese Messico. E quindi in sostanza si può fare trading anche sfruttando lo swap, perché se io invece facessi un'operazione contraria per cui comprassi Messico e vendessi euro, quindi andassi short su euro Messico, ogni giorno io mi vedrei accreditati la differenza tra interessi dell'euro molto bassi che sto pagando e gli interessi del peso messicano invece molto alti che sto incassando. E quindi ecco che lo swap deve essere attenzionato, per cui si fa presto a dire faccio trading sul rublo. Se lo faccio per 2 o 3 giorni perché mi aspetto un movimento repentino, allora va bene, però
perché 2 o 3 giorni vuol dire gli interessi diviso per 365 e poi il ratio è di 2 o 3 giorni, quindi non li sento. Nel senso, se in 3 giorni guadagno il 5%, pagherò magari lo 0,10 di swap e va bene. Ma se tengo la posizione con lo swap a me sfavorevole, aperta molto tempo, magari dopo un po' di tempo sto guadagnando poco, ma tutto lo swap, quindi lo scambio a me sfavorevole, mi va non solo a coprire, ma anche a portare in negativo il saldo della posizione. Quindi, prima di parlare, e lo dico, ripeto, a chi si avvicina al mondo del Forex, che è il vero trading per eccellenza, di valute così, tra virgolette, esotiche, si vada a controllare lo swap se è Ma favorevole o certo. se è sfavorevole e di quanto. Ecco, allora, vedete, così abbiamo anche ripassato lo swap, sempre per restare sul tema dell'educazione finanziaria, e ripassare o conoscere anche dei concetti che non si conoscono in italiano, scambiare qualcosa con qualcos'altro. Prima di chiudere questo capitolo, ricordiamo un contratto con il quale le due controparti A e B molto semplicemente decidono di scambiarsi somme di denaro in base alle specifiche, alle caratteristiche del contratto stesso, che determinano la classificazione per tipologie dei contratti swap. Così abbiamo dato anche la definizione proprio precisa, precisa e basica.